video di allenamento, ho deciso di fare una pausa e pubblicare qualche video chiacchiericcio rispondendo a delle domande che mi avete posto nel box Q&A che vi ho messo nelle mie Instagram stories. So che tanti di voi mi seguono per l'allenamento, ma so che anche tanti di voi mi seguono per le mie infinite chiacchiere. Mi sono letta tutte le vostre domande e ho visto alcune tematiche principali ridondanti che vi interessano e che vi incuriosiscono molto. Inizierei con il tema reverse diet. E alla domanda a cui mi leggo per rispondere è: come hai fatto a passare dalla dieta ipocalorica a quella normocalorica senza ingrassare? La risposta è appunto la reverse diet. Reverse diet significa aumentare progressivamente e gradualmente l'apporto calorico e quindi anche le quantità. Io l'ho fatta in passato perché praticamente ero arrivata a mangiare meno di 1000 calorie al giorno e io su quelle 1000 calorie non perdevo nemmeno più peso perché il mio corpo era andato in una fase di stallo. Si era bloccato il metabolismo e il mio corpo era in fase di protezione e si era totalmente bloccato. Siccome non era sostenibile nella vita normale e anche, vabbè, mentalmente, ho deciso di fare questa reverse diet per aumentare il mio apporto calorico, quindi vivere mangiando di più, e l'ho fatto in modo talmente graduale e lento che il mio corpo piano piano si è abituato, si è adattato. E c'è stato un graduale aumento di peso, però non c'è stato quello shock che ha mandato in tilt il mio corpo. La mia reverse diet l'ho fatta così, praticamente sono partita da ciò che stavo mangiando, ho calcolato quanti grammi di proteine mi servivano per il mio corpo, più o meno viene consigliato tra gli 1,6 e 1,8 grammi per chilo di peso corporeo, poi dipende dagli obiettivi, dal tipo di allenamento eccetera, però queste più o meno sono le linee guida. E poi piano piano ho aumentato l'apporto di carboidrati e grassi. L'ho fatto in modo graduale, nel senso che aumentavo di tot grammi la parte di carboidrati, lasciavo che il mio corpo si adattasse, quindi all'inizio dell'aumento mi gonfiavo, vedevo il mio corpo reagire, però piano piano vedevo anche il mio corpo che si adattava e se in un primo momento con quell'aumento prendevo peso, poi piano piano il mio metabolismo si riattivava, il mio corpo cominciava a fidarsi di me e quindi non solo perdevo quel peso, ma incominciavo anche a perdere peso perché il mio metabolismo si stava svegliando. Allora da lì prendevo la palla al balzo nel momento in cui vedevo riscendere il mio peso e riaumentavo la quantità. Ovvio, sto parlando di numeri, quantità, peso, eccetera. Purtroppo c'è un grande legame con applicazioni, conta calorie, bilancia, eccetera, però per me è stato un passaggio fondamentale per riuscire poi a raggiungere una serenità, una conoscenza, una consapevolezza che mi ha poi permesso di abbandonare tutti questi app, bilancia, eccetera. E è un percorso lungo, è un percorso che vi consiglio di non fare da soli, affidatevi a nutrizionisti e specialisti che magari vi possono capire e seguire in questo percorso. Non è facile, però il risultato finale è quello di arrivare a mangiare liberamente, possibilmente senza app eccetera, e riuscire a mantenere il proprio peso. Una cosa molto importante è cercare di cambiare approccio mentale, cioè non si sta ingrassando, che a me è una parola che non è mai piaciuta, ma si sta aumentando di peso. E l'aumento di peso è normale e deve avvenire perché se siete in una situazione in cui state mangiando 1000 calorie non è una situazione sana, sicuramente non c'è un peso sano per il proprio corpo e quindi bisogna accettarlo, in qualche modo bisogna accettarlo e capire che la salute è altra. Un altro argomento che vi interessa molto è la questione glutine. Allora, sì, sto procedendo, ho fatto un primo test che è quello che avevo già fatto in passato, che è la valutazione genetica, al quale nuovamente sono risultata positiva. Quello che sto facendo diversamente questa volta è che invece di fermarmi solo lì, quindi alla valutazione positiva del test e quindi dire ok, togliere il glutine come aveva detto il mio nutrizionista, in realtà questa volta l'ho reintrodotto.
fatto circa un mese e mezzo, 2 mesi di reintroduzione, mangiando qualche fetta di pane, un po' di pasta, a volte un pezzo di pizza, eccetera. E adesso, proprio la settimana scorsa, ho fatto le analisi del sangue per la bitransglutaminasi e avrò i risultati a breve, quindi quella sarà un pochino la cartina tornasole. Speriamo. Vi aggiornerò, diciamo che il percorso di reintroduzione è andato abbastanza bene. Primo periodo, gonfiore, un po' di dissenteria. Situazione dopo aver introdotto in qualche pasto un pochino di glutine. Questo gonfiore a quanto pare è normale, mi sembra un pochino nella fase di adattamento. Non è il massimo perché sinceramente, cioè, sembro tipo al terzo mese, anzi quando sarò incinta sembrerò così. Cioè. E vabbè, è un percorso. È un percorso, non è il massimo, anche perché è molto fastidioso, cioè immaginate avere questa palla costante tutto il giorno lì. Però sembra che piano piano, andando avanti nel tempo, il mio corpo si sta un po' abituando. Non voglio cantare vittoria troppo presto, quindi vedremo. Vi terrò aggiornati. Poi, voglio rispondere adesso al super snap, perché la prima ci ho parlato tantissimo. Lavori ancora in stage per quell'azienda di marketing o ti hanno assunta? Allora, sono ancora in stage fino a metà mese, metà novembre, dove si deciderà, decideremo il mio futuro. E non lo so, vi terrò aggiornati, sicuramente vi parlerò in un vlog, quanto ci mancano i vlog, e tra parentesi, vabbè. E sinceramente non lo so cosa voglio fare, è una situazione molto particolare, una situazione molto difficile e vabbè, comunque ne parleremo meglio quando saprò se continuerò lì, se non continuerò e insomma tutto. Questa è carina. Se avessi l'occasione, parteciperesti al Grande Fratello? Allora, no, Grande Fratello direi proprio di no, perché è una quarantena numero 2, è una quarantena forzata, cioè chiudermi in una casa, no, non potrei farlo, no. Piuttosto, alcuni reality a cui mi piacerebbe partecipare sono Pechino Express, perché si viaggia, e eventualmente l'Isola dei Famosi, perché potrebbe essere interessante vivere nella natura, vivere con quello che c'è, eccetera. Però diciamo che reality non è che ce ne siano di pazzeschi. Piuttosto io vorrei partecipare a Masterchef, cioè Masterchef All Influencers, cioè, sarebbe fighissimo. Non so se apprezzerebbero le mie ricette, però vabbè, mi divertirei un sacco, secondo me. E diciamo che con questa risposta mi voglio anche legare a un'altra domanda. Progetti per il futuro? Allora, ve lo dico oggi, così che abbiamo il segnale, eccetera, al 2 novembre, ma in realtà questi sono già progetti che ho in mente da un paio di mesi. Però i miei progetti per il futuro sono: vorrei scrivere dei libri di economia, sull'influencer marketing, sulla mia vita, insomma. Mi piacerebbe scrivere dei libri e un mio grande sogno è quello di andare in televisione. Mi piacerebbe avere un mio programma, portare ciò che magari racconto qui in modo un po' sconclusionato, lo ammetto, perché non è facile, anche perché la piattaforma di YouTube è bellissima, però ha delle pecche, perché non riesco a classificare, a strutturare la pagina, cioè tutto buttato lì. E quindi mi piacerebbe avere un mio programma televisivo dove racconto il fitness e la mia idea di salute e benessere. So che può essere complicato, però è un mio sogno, mi piacerebbe tanto, e diciamo che questi sono i miei sogni nel cassetto. Poi ce n'è uno che è la big picture, proprio il mio dove mi vedo fra 5 anni, infatti una delle domande è come ti vedi fra 5 anni, e comprende la mia casa in campagna in provincia di Rovigo, che ora purtroppo è un piccolo rudere, però mi piacerebbe risistemarla tutta e renderla la mia attività e la mia casa del futuro, perché
sento il bisogno di ritornare a vivere come sono nata. Io sono nata e cresciuta in campagna fino ai 6 anni praticamente, poi mi sono trasferita nella città, quindi praticamente sono cresciuta in cattività e questo legame con la natura lo sento fortissimo. Io vedo che ogni contatto minimo anche che ho con la natura proprio mi rallegra, mi riempie di felicità e quindi spero in un mio futuro. Tra 5 anni forse è un po' troppo presto, però spero nel mio futuro di ritornare indietro e avere quel contatto con la natura. Prendi delle proteine in polvere, quelle vegane sono efficaci? Se sì, in quante dosi? Allora, non prendo proteine in polvere come sostituto, come integratore, anche perché ora soprattutto sono molto tempo a casa e quindi nei miei pasti riesco a introdurre il mio apporto di proteine giornaliero senza difficoltà. Penso che le proteine in polvere siano molto comode per chi non ha modo di mangiare proteine, però appunto sono un'integrazione, una sostituzione eventuale non necessaria, perché se uno consuma abbastanza proteine per il proprio fabbisogno non ha bisogno di proteine in polvere, sono appunto degli integratori. Non sono le proteine in polvere che vi fanno diventare forti, vi fanno venire i muscoli, vi fanno tonificare, dimagrire, sono soltanto proteine, quindi non pensate che le proteine in polvere siano il santo graal. In ogni caso le utilizzo in cucina per cucinare, per fare i miei porridge, per fare alcune ricette, diciamo che le utilizzo come ingrediente, soprattutto nelle preparazioni vegane, perché così riesco a ridurre il consumo di proteine animali come l'albume o lo yogurt. Ah, questo domandone super popolare. Ti potrei chiedere riguardo questione mestruazioni, come va dopo la terapia al centro di Milano? Allora, nel mio video sulla menorrea, che vi metto qui, sappiamo che non lo metterò mai perché mi dimenticherò, ma io ci provo a dirvelo, vi raccontavo come dopo un periodo di appunto amenorrea ero andata in cura presso il centro ginecea qua di Milano e avevo iniziato il percorso, mi ha tornato il ciclo, eccetera. Questo succedeva 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, più o meno, sì, non mi ricordo, 1 anno e mezzo fa. Il mio percorso continua, ho avuto degli alti e dei bassi, diciamo, c'è stato un periodo in cui non sono stata super attenta a seguire la terapia per motivi personali, però ora va tutto bene, il mio percorso continua, un percorso lungo, e va avanti. Il centro, ripeto, è sempre super valido, dottoresse assolutamente super valide, quindi continuo a consigliarvelo perché io mi sto trovando bene, soprattutto dal punto di vista umano, che secondo me quando si tratta di questi argomenti è molto molto importante. Hai mai fatto una seduta di armocromia? La conosci? La conosco, l'armocromia, e no, non ho mai fatto una seduta, però diciamo che ho capito e sto imparando i colori che mi appartengono e che mi stanno bene addosso. Ad esempio i colori caldi, marroni, dorato, eccetera. Però è una cosa che vorrei fare ed è una cosa che consiglio di fare perché secondo me è molto utile per decidere cosa acquistare. Molte volte ho preso dei capi d'abbigliamento che mi piacevano lì sulla gruccia, magari li provavo, dicevo sì, poi in realtà vedendomeli addosso scoprivo che non mi stavano bene, ci sono dei colori che a me veramente non stanno bene e quindi sapere quali colori mi appartengono mi avrebbe risparmiato molti acquisti. C'è una cosa che più di tutte ti commuove? Sì ragazzi, io gli anziani, Dio vi giuro, ma io quando vedo una coppia di anziani, un anziano, mi viene proprio tenerezza e se lo vedo in difficoltà mi piange, cioè vi giuro, piango ma per nulla, cioè anche se magari cammina per strada lo guardo, probabilmente perché mi ricorda i miei nonni, che, ai quali io sono sempre stata super legata, che sono praticamente stati i miei primi genitori, i miei genitori, e basta. Concentrazione. Come smettere di mangiare la zucca? Sto diventando gialla. Allora, se mangi la zucca per il gusto castagnoso, valide alternative per alternarla
e anche per ridurre il gonfiore, perché so che la zucca è tanto buona quanto gonfia. Le varie alternative sono le castagne, semplicemente, o le patate dolci a pasta bianca di Anguillara Veneta. Team Fashions a sostegno di un'economia, che hanno lo stesso gusto, se non più buone, della zucca. Vai sul sicuro perché sono veramente castagnose e quindi non hai bisogno di cercare, di pesare il peso specifico, il colore, eccetera. Con quelle vai sul sicuro e sono gustosissime. Siamo giunti al termine del Q&A Part 1, quindi io vi saluto, vi aspetto nel prossimo Q&A che continua adesso, quindi non cambierà molto la location. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e un commento. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!